Prima di guardare il video ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille. Un famoso cantante neomelodico è finito al centro di un'operazione anticamorra, venendo arrestato insieme alla moglie in un'azione che ha scosso Napoli all'alba. Con un'immagine pubblica come artista apprezzato, dietro le quinte, si tessono storie oscure di alleanze con il potente clan di Lauro. 27 persone sono state trascinate via dalle manette della giustizia tra cui il cantante e la sua amata sposa. Accusati di una miriade di reati, dal contrabbando all'estorsione, la coppia sembrava navigare in acque torbide, immergendosi in audaci imprese criminali che oscillavano dalla produzione di sigarette all'investimento in affari che flirtavano con i confini della legalità. I marchi lanciati, permeati da un'aura di criminalità, rivelano un'inquietante dedizione a un mondo oscuro e proibito. Le melodie e le armonie che una volta risuonavano di passione e amore, ora echeggiano con toni di mistero e tradimento. La musica, le luci e il glamour, ora offuscate dall'ombra della legge. Il nome di colui che un tempo incantava con la sua voce, ma ora rimbomba nei corridoi della giustizia, è Toni Colombo.